Gruppo della Lega, Salvini Premier, Partito Sardo d'Azione, naturalmente dà una valutazione positiva di questo bilancio, di quanto è stato redatto dal Collegio dei Questori. Ringraziamo anche noi il lavoro della struttura del Senato, di tutti i dipendenti, del segretario generale e di tutti i suoi collaboratori che hanno dato qualità in questi anni e anche i numeri di questo bilancio sono frutto naturalmente del loro impegno e della loro collaborazione col Collegio dei Questori. Collegio dei Questori che è stato rinnovato quest'anno parzialmente, devo dire, perché due dei componenti svolgevano questo ruolo già nella precedente legislatura, con l'introduzione, diciamo, la novità del questore Paolo Arrigoni che ha affiancato i questori De Poli e Bottici. Hanno fatto sicuramente un buon lavoro, visto i numeri che ci hanno consegnato, che sono stati naturalmente vagliati dal Consiglio di Presidenza e approvati. Quali sono i punti forti, i punti che noi apprezziamo di questo bilancio? Sicuramente un impegno sempre maggiore nel ridurre la spesa. Questo è un nostro dovere, è un dovere di chi fa politica nei confronti dei cittadini. Mi riferisco in particolare a dati molto significativi che riguardano la trasmissione telematica degli atti parlamentari, mediante la firma digitale, con una riduzione considerevole dell'utilizzo della carta, con risparmio di quasi 5 milioni di euro, con il processo di dematerializzazione, che è un processo sicuramente, necessario, doveroso, visto che da legislatori lo stiamo, tra virgolette, imponendo ai cittadini, alle categorie produttive, anche il Senato naturalmente deve essere conseguente con l'azione legislativa prodotta dal Parlamento. Apprezziamo poi la procedura per il completamento e l'istituzione dell'albo dei fornitori che dovrà garantire sempre maggiore, una spesa sempre più efficiente e trasparente. Apprezziamo naturalmente che per l'ottavo anno consecutivo si registrano dei risparmi, complessivamente quest'anno di 12 milioni, ma nel complesso degli ultimi anni di oltre 220 milioni, minori spese per il personale, è stato già detto, per le indennità parlamentari, per le spese previdenziali, quindi tutti i dati positivi che sicuramente noi apprezziamo, come apprezziamo anche le scelte su nuovi investimenti che riguardano in particolare la riqualificazione e l'efficientamento energetico, l'eliminazione delle barriere architettoniche, il potenziamento della ricerca della documentazione e dell'aggiornamento professionale del personale. Quindi questo significa che a fianco a una riduzione della spesa c'è comunque una capacità di investimento nei settori che lo richiedano, che possono dare un servizio migliore a questo ramo del Parlamento. E, guardate, questo può sembrare un atto formale, io credo che non lo sia. Noi abbiamo la responsabilità, naturalmente, come organo politico, di approvare il bilancio dello Stato, che è quel documento che riguarda la vita di tutti i cittadini e che ci apprestiamo ad affrontare nelle prossime settimane. È ovvio che dobbiamo avere analoga attenzione nel gestire le risorse che vengono affidate al funzionamento di questa Camera del Senato della Repubblica. Vengono definiti a volte costi della politica, noi riteniamo che si tratti invece dei costi del funzionamento della democrazia, però se vogliamo far passare questo messaggio e non far prevalere la demagogia, dobbiamo prima di tutto essere chiaramente responsabili di come gestiamo questi fondi. E quindi noi ci auguriamo che anche nei prossimi anni, con i bilanci di previsione che verranno approvati dal Collegio dei Questori, dal Consiglio di Presidenza, si continui sulla strada tracciata. È ovvio che risparmiare su grandi cifre stanziate, come è avvenuto 8 anni fa, invertire il percorso è più facile. È più facile perché tagliare all'inizio comporta la possibilità di incidere effettivamente su spese superflue che potevano essere contenute, che dovevano essere ridotte. Continuare in questo percorso dopo 8 anni consecutivi di riduzione della spesa è più difficile, ovviamente, andare a individuare ulteriori spese che possono essere contenute è più difficile, ma noi chiediamo
che si continui su questa strada. Ovviamente con le dovute attenzioni non deve esserci una riduzione della qualità del servizio garantito, dell'efficienza e l'efficacia dell'attività legislativa, ma bisogna tutti noi conservare e mantenere sempre in mente, per senso di responsabilità, che questo è un paese che sta vivendo una grave crisi economica e quindi ogni singolo euro che noi gestiamo va gestito con grande attenzione e con grande responsabilità. Non dobbiamo deludere le aspettative dei cittadini e dobbiamo continuare su questo percorso. Siamo certi che l'ufficio dei Questori, il Collegio dei Questori, insieme al Consiglio di Presidenza, continuerà su questo percorso. È doveroso, è necessario e per questi motivi noi garantiremo naturalmente un voto favorevole a questo bilancio, auspicando che questa direzione, questo percorso tracciato vada avanti anche per i prossimi anni. Grazie Presidente.